Come mi sta? Perfetto. Adesso però prova un po' le tasche. Mi piacciono le tasche molto profonde. L'ho comprata apposta questa pelliccia. Oh, certo, hai speso migliaia di dollari per questa meraviglia soltanto per la grandezza delle tasche. Io non so che cosa dire. Mi hai lasciato senza fiato. Non mi sarei mai aspettata che tu... Non devi dire niente, amore mio. Sloan. Io ti amo più di qualunque cosa al mondo. E ti voglio sposare. Non ti chiedo di darmi una risposta questa sera o domani. Pensaci pure quanto vuoi. Ma quando ti vedrò questo anello al dito, saprò che sì. L'ora magica è già passata. Non è passata. Mirna! Ciao tesoro. Tua madre si è andata a cambiare, arriva subito. E come stai, cara? Non sono mai stata meglio di così. Si vede. Mi sbaglio? Questo è Zibellino. Indovinato. Oh, beh, è stupendo, tesoro. È magnifico. Grazie. Lo sai che Trey ha un gusto eccezionale. Ah, anche se come regalo mi sembra un po' impegnativo. È stato molto carino. Sì, ma ha un significato speciale questo regalo. Era accompagnato, che so, da un anello di brillanti. No, 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 niente anello. È stato solamente un regalino di Capodanno. Ah. Mi dispiace, vorrei restare a chiacchierare, ma devo correre subito in televisione. Ah, scusa, puoi dire alla mamma di controllare questa e che poi verranno a riprenderla? Grazie, devo andare. Ciao. Ciao, cara. Ciao. Allora, come ti sembra? Mamma! Ciao! Volevi vedere il mio vestito? Allora, sei pronta a rimanere a bocca aperta? Da dove viene questa pelliccia? Non è bellissima. Me l'ha regalata Trey. Mamma, cosa c'è? Mi sembra orribile. Ma come può essere orribile una pelliccia di Zibellino? È pretenziosa e del tutto inadatta a una ragazza della tua età. È fuori luogo accettare un regalo simile da un uomo che non è tuo marito. Queste cose le fanno solo le prostitute d'alto bordo. Mamma, perché vuoi sempre sporcare ogni cosa, anche quando sai che è importante per me? Ma ti assicuro che questa sera non te lo lascerò fare. Volevo solo vedere come stavi e siccome ho capito che stai benissimo, non c'è bisogno che resti qui un minuto di più. Ti auguro di passare una piacevole serata.